Pipi, oh, che volete? C'ho la testa che mi scoppia. Che c'ha sette nani? Re Pipi, ma insomma sono due notti che non riusciamo a dormire perché c'è una fanciulla che è lì che sta a ripetere all'infinito che t'ha fatto lei con le sue mani e che t'ha impastato, t'ha setacciato, non si capisce niente. Ma è possibile che tu non la senti? Già, perché io non la sento? Perché non la sento? Perché ti ha dato il vino drogato. Il vino drogato? Allora stasera sapete che faccio? Io non lo bevo quel vino, me lo faccio cadere qua, nel colletto della camicia. E ha aperto l'ultimo frutto, che era la nocciola. Ah, meraviglia delle meraviglie! Dalla nocciola esce una bimba tutta d'oro con un canestrino di mele tutto d'oro. La voglio io, la voglio io, e scommetto che tu puoi passare un'altra notte con mio marito. Esatto. Va bene, tanto io. Ido il vino drogato. Ma come abbiamo detto, bambini, stavolta Re Pipi non aveva bevuto il vino drogato, ma se l'era fatto cadere dentro il colletto della camicia. La terribile Turcacane al mattino va nella stanza e... Re Pipi! Re Pipi! Re Pipi! Ah, che rabbia! Che rabbia! E allora sapete cosa fece? Si strappò prima tutti i capelli e dopo, quando non le restarono più i capelli, prese la testa e se la staccò. E quella fu la fine della terribile Turcacane. E Re Pipi la reginotta è